Nelle prime ore della giornata i genoviali portando i gatti che appendevano sotto i targhetti o i figli all'albero e dovevano accendere i cieli, scoppiavano in pianti e lamenti, scegliendosi i capelli. In seguito si recava sul posto il sacerdote che veniva il parto, seguito dalle autorità civili del posto. Il fumo acro dei lumini si confondeva con quello dei fini o di qualche ragazzo che spesso era fretta di cani. Era con suoi figli che dopo la messa in chiesa le autorità andassero a deporre una croce all'oro alla lapide innalzata ai campi di piazza municipio. Le associazioni combattentistiche hanno sempre fatto la corona a questa manifestazione che la ricordava tanto vicino. L'operatore Gesù è stato sempre sensibile ai bisogni della patria. E quando questo li ha chiamati, hanno risposto con tanto senso di dovere. In pochi che Gioia poteva offrire come aiuto alla sua libertà e alla sua indipendenza, pochissimi tornarono. Avevano lasciato il campo dell'onore ai loro questi giornisti e la parte dei difficili del loro olocausto non li ha dimenticati. A riconoscenza di ciò, e come premio degli atti serviti, molti cittadini hanno ricevuto significativo recesso. Su tutti al di sopra di ogni colore politico, perché la nostra patria porta un solo nome, Italia, ci dovrebbe ricordare la medaglia d'oro di Giuseppe Lamoro, che rappresenta la prova tangibile della nobiltà d'Italia, la grande madre patria. Malgrado la città avesse un numero così elevato di elementi della patria, essa non aveva un monumento. Anche se di modeste proporzioni che potessero dire l'esteriore e l'imperitivo ricordo a cui il tempo moderno potesse diminuire i valori. La ricordati sorsero ben sette per poter dare a Gioia Tauro un monumento, ma tutti non pagarono il tempo. Solo la volontà e la passione del presidente della locale sezione dei combattenti in tre guerre di certe lunghezze sono riusciti a realizzare ciò che possiede quasi ogni comunità. Questo volumento si erge su di una stele a forme quadrate in cemento rivestito di marmo bianco, posto su una serie di gradini pure di marmo e circondato da una carriata che gira intorno al monumento. Nel giorno dell'inaugurazione, una pioggia fitta e insistente tentò di disturbare molti giovani accorti per lo stesso giorno. Il promesso ufficiale di incontro solenne fu permessa dal reverendo Don Francesco La Russa. Autorità civili militari presenziavano sui nonni e vari discorsi seguire una fredda apertura della loro fisica più capitale. A cavalcare i bersaglieri quanto le nove del suo regno e sotto gli ombrelli dei crani della pioggia applaudivano con la loro presenza la tenacia del sommozionato motore. Una lampada motiva in bronzo alimentata a luce elettrica rimane sempre accesa per illuminare la notte eterna in cui sarebbe discesero le forti anime e coraggiosi soldati di Gioia Tauro. Chi furono? Quanti? Molti sono quelli che sopportarono privazioni e sofferenze. Dal patto delle rilevanze che noi osserviamo in questo meraviglioso schermo si osserva uno spettacolo meraviglioso. La costa viola si stende allo sguardo di chi ha il tempo di poter trascorrere alcune ore presso questo modestissimo parco, oggi aperto, per un tempo cintato. Una strada si sta aprendo e collegherà il centro della marina. Questa è la serpente in piazza Matteotti. Questa è la fede comunale. Attualmente in stato di ripristino e questo è l'arco dei giochi perduti della grande guerra.
Napoli. Che belle installazioni di lavoro, in quanto Gioia Tauro. Il Petrace, il fiume Petrace, l'antico Metaurus, prende origine dagli anfratti dell'Aspromonte col nome di Bruvesi e lungo il corso lo cambia in quelli di Ceracchia e Marro. Marro è chiamato nei tratti Terranova, Taurianova e Oppido Amato, e questo nome gli derivò dal greco Mauros, che significa nero, forse per le sue acque che alimentavano le ruote di moltissimi mulini e frantoi. Dopo un tortuoso percorso di 8 km, sfocia in un largo delta del Mar Tirreno. Lungo la discesa al mare viene ingrossato da moltissimi torrenti e torrentelli che nella bassa stagione danno al fiume l'aspetto di un grosso e pericoloso fiume. Non sono state rare le volte in cui le sue acque, trarifando, hanno seminato rovina tra i rigogliosi aranceti e morte tra il bestiame sorpreso dalla furia delle acque. Il ponte sulla strada statale 18 che collegava il comune di Gioia con quella di Palmi più di una volta ha sentito la morsa della sua furia e, quantunque ben costruito, ha dovuto cedere alla sua inesorabile azione demolitrice. A viva testimonianza di ciò rimane il filone che sosteneva gli stracci di collegamento delle due zone. Nelle sue acque i nostri progenitori pescavano in abbondanza anguille e trofe e alle sue foci grossi cefali, capitoni, tonni e pesce spada. Nell'arco di pochi secoli la fauna fluviale è andata sempre più scomparendo per l'uso di sistemi indiscriminati e illegali impiegati